Ciao a tutti! Allora, questa sera, oltre a ringraziarvi come sempre perché mi seguite, vi volevo parlare dell'ultima lettura che ho fatto. Allora, questo libro l'ho acquistato per purissimo caso, mentre aspettavo di fare una visita con il mio bimbo più piccolo. Dentro all'edicola che c'è nell'ospedale. Mi ha tirato all'inizio la copertina, che adesso vi faccio vedere, e poi, vabbè, ho letto un pochino la trama e per me, che sono amante dei libri storici e in particolare dei libri storici che parlano della condizione femminile, è stato, diciamo, più forte di me e non ho potuto lasciarlo lì in mezzo a Harry Potter e a non mi ricordo che altro libro c'era in quel momento e quindi me lo sono preso. Si tratta di La donna dagli occhi di Smeraldo di Stasia M. Brown, edito da PM, ha 329 pagine, comprese le note dell'autrice che sono importanti per il libro stesso. L'ho pagato 9,90 euro, questo è il prezzo. Di cosa parla questo libro? Allora, ho già detto che si tratta di un romanzo storico. Ci troviamo a Londra a seguire la storia di Rachel, che si svolge nel 1649, che è anche l'anno della decapitazione di Re Carlo I. Rachel è una popolana. E di professione fa la guantaia, lavora presso un'altra donna che è stranamente per quell'epoca proprietaria del negozio di guanti che si chiama Dugard. E ne è la proprietaria perché gli è rimasto in eredità dal marito che è morto durante la guerra. Quindi Rachel lavora da abbastanza tempo con Mary, che è il nome della proprietaria, e in quest'anno noi seguiamo quello che accade a lei. Allora, cercherò di essere abbastanza sintetica e spero di riuscire a invogliarvi a leggerlo senza raccontarvi troppo. Che succede? Allora, conosciamo Rachel, diciamo all'inizio, quasi all'inizio del libro, sì, proprio a parte le prime 1 o 2 pagine. E per un fatto che succede, che le viene contestato dall'investigatore che a poche pagine dall'inizio del libro si trova a parlare con lei. Allora, l'investigatore le contesta di aver ucciso e sepolto la bambina che aveva partorito da poche ore. Dobbiamo dire che Rachel è una donna di circa 34 anni, non sposata, quindi 34 anni nel 1649 non era una donna propriamente giovanissima, non era sposata, aveva avuto un figlio, quindi non si sa, cioè, diciamo che sanno con chi, e questo chi è un uomo sposato e padre di numerosi figli. Per numerosi si intende che ne ha ben 14 con la moglie. Quindi assistiamo prima all'interrogatorio suo e dei vari testimoni. Assistiamo al processo perché naturalmente lei viene incriminata per questo infanticidio. Viene incriminata in particolare proprio perché
Nel 1624 era stata promulgata la legge che si chiamava proprio legge per prevenire lo scempio e l'uccisione dei figli bastardi, perché in quel periodo purtroppo nascevano moltissimi figli al di fuori del matrimonio e spesso le donne, subito dopo che erano nati o nel tentativo di non farli nascere, comunque in un modo o nell'altro cercavano di liberarsi di questi bambini. Quindi nel tentativo era nata questa legge che, come gran parte delle leggi dell'epoca, non era esattamente favorevole all'imputata. Quindi assistiamo al processo, assistiamo alla condanna e assistiamo anche all'esecuzione della condanna. Tutto questo ponendo sempre Rachel come protagonista, ma l'autrice riesce anche a contornare la storia di Rachel di personaggi ben caratterizzati. Logicamente, per raccontare la storia di Rachel, in questo libro si racconta quello che per lei è la storia d'amore che l'ha portata in effetti ad avere questa bambina. Quindi si parla anche di William, che è il padre della bambina e che è il famoso uomo sposato e padre di 14 figli. Dicevo che attorno a Rachel ruotano tanti altri personaggi, tra cui Elizabeth, che è la sua, diciamo, migliore amica, che non la scusa in nessuna maniera, ma che la difende quando ci sarà il processo, la difende strenuamente. Poi c'è il marito di Elizabeth, che è John Lilburn, che con William Walwyn fa parte dei livellatori. I livellatori erano un movimento politico dell'epoca di orientamento repubblicano, e quel periodo era un periodo molto tumultuoso per l'Inghilterra. Il colore dei livellatori era il verde. Diciamo che in un certo senso il titolo del libro non rende, non c'entra più di tanto, nel senso che sì, è vero che Rachel ha gli occhi verdi molto penetranti, però non è il perno principale del libro. Quindi potevano benissimo dare un titolo diverso e magari forse, secondo me, più appropriato. Boh, vabbè, questa è stata. Si sa che, insomma, nelle traduzioni a volte dei libri in italiano, dall'inglese all'italiano, ognuno gli dà un titolo che, insomma, magari non è sempre quello che i lettori poi si aspettano. Non c'entra molto, secondo me, ecco, questo voglio dire. Ma ritorniamo un attimo al discorso. Come vi dicevo, in questo libro si parla molto della condizione femminile, nel senso che Rachel, essendo povera, era considerata quasi senza avere una vita interiore, quindi più di tanto non veniva ascoltata. E lei, sinceramente, non fa niente per difendersi, e questo alimenta ancora di più la convinzione che le donne che non sono istruite, o almeno un po' istruite, come, non so, chi può permettersi un'istruzione, chi ha un certo tipo di agio economico, non possiedono una vita interiore. In questo caso, per quanto riguarda Rachel, non è così, nel senso che sì, è vero che lei non sa leggere, però è anche vero che se ne sta zitta proprio per difendere William, perché se avesse parlato, William avrebbe avuto dei problemi
molto seri, senza che il suo parlare, cioè il suo nominare William, avesse potuto in qualche modo sollevare lei dalla condanna, perché comunque quella sarebbe stata la sua condanna. Quindi lei se ne sta zitta, le voci su di lei si alimentano, viene condannata. Oltre a questo, nel libro si parla di come le donne come Rachel, prese dalla disperazione, cercano di liberarsi del bambino mentre lo aspettano. Allora, certe cercano di liberarsi del bambino, nel vero senso della parola, per altre invece, in realtà, il fatto di non essere sposate e di aspettare un figlio è logicamente un problema importante, non un problema grave, lo è anche, insomma, lo è per tutte le donne dell'epoca non sposate. Però nel 1600 in Inghilterra ho scoperto, leggendo questo libro, che me lo sono proprio scritto, nell'Inghilterra premoderna era possibile anche essere un po' incinta. Nel senso che le donne ricorrevano a diversi stratagemmi per avere il ciclo più che per perdere il figlio. Quindi, non so, si facevano dei salassi al piede oppure prendevano quelle che venivano considerate delle erbe abortive oppure bevevano la limatura di ferro. Questo spesso e volentieri o non faceva niente o provocava un aborto oppure faceva in modo che ci fosse un sanguinamento, quindi vivendo in famiglia o comunque come lei che viveva presso la sua padrona, si rientrava nel circolo quotidiano perché c'era una sorta di controllo della condizione femminile anche all'interno delle famiglie o del luogo del lavoro, come in questo caso si parla in specifico di Rachel. Quindi anche lei cerca di fare tutto il possibile, però se ben presa dalla disperazione, questo non le riesce. Nel senso che il suo tentativo è vano, insomma, lei porta a termine la gravidanza. Nel frattempo William è stato rinchiuso nella torre, per essere, il sovversivo che, era stato e che era un po' meno da quando aveva conosciuto Rachel, ma perché si era un po' perso, innamorato e quindi, era più concentrato verso di lei. Non vi racconto come va a finire, vi dico solo che, come vi dicevo prima, le note dell'autrice che sono alla fine sono importanti, che in realtà a un certo punto sembra quasi che sia finito, no? Il libro e invece continua con una sorpresa assistiamo al cambiamento di Rachel dall'inizio del libro fino alla fine del libro e quindi anche proprio a un'evoluzione nel suo carattere e nel suo modo di essere, nel suo modo di affrontare i gravi problemi che sono sorti da quello che le è successo. Per quanto riguarda il finale, devo dire che a me mi ha lasciato un po' con una sorta di punto di domanda, nel senso che forse avrei preferito un finale un po' diverso. Però le note dell'autrice compensano, secondo me, un finale un po' così. E alla fine io su Anobi ho dato 4 stelline perché
L'autrice ha fatto diverse ricerche e si è visto nel libro, nel senso che secondo me è piacevole, ma è anche ben sviluppato. Non è di difficile lettura, quindi insomma io direi che lo consiglio a chiunque abbia voglia di leggere un romanzo storico, insomma è fatto bene. Cos'altro volevo dirvi? Aspettate un attimo perché io ho sempre i miei appuntini. Dunque. Sì, no. Diciamo che sì, gli ho dato 4 su 5 proprio per il finale. Se avete occasione di trovarlo, non so se ho detto che è edito da PM, io ve lo consiglio. Ecco, le due note negative, sono proprio queste. Ah sì, ho ricordato cosa volevo dirvi. Nelle note dell'autrice, lei, proprio spiega, le ricerche un po' che ha fatto e, dice anche che alcuni personaggi sono realmente esistiti. Oddio, Rachel no. Non è esistita, però ha preso spunto attraverso le ricerche da incartamenti in cui ha trovato una storia simile e che l'ha attratta e da cui è scaturito il personaggio di Rachel. È esistito William Wolwyn, che è l'amore di Rachel, ed era veramente un livellatore, come è esistito John Lilburn e la moglie Elizabeth. La moglie Elizabeth è stata una figura forte in quegli anni lì. Ha difeso strenuamente il marito, che era un livellatore e uno scrittore impegnato nella sua battaglia ed è finito veramente in carcere più di una volta. E lei, per cercare di liberarlo, è riuscita anche a portare in strada numerose persone e a fare una marcia di protesta. È finita a sua volta in carcere, Elizabeth, e sembra anche che lì abbia partorito uno dei suoi figli e che per questo l'abbia chiamato, scusate, Tower, essendo stata lei imprigionata nella torre. Quindi, oh, scusate, quindi mi pare che questo sia tutto. Se avete occasione, ve lo faccio rivedere, eccolo qui. Prendetelo, è carino e spero che vi sia piaciuta la chiacchiera che ho fatto. Se avete qualcosa da chiedermi, vi aspetto e vi ringrazio per avermi seguito. Alla prossima, ciao.